www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Questo programma è offerto da Affari in Oro a Palermo. Siamo. Finanziamenti e prestiti Fincrea a Palermo. È per... Pronti per cominciare dopo la sigla di 8 in punto su Med 1 ogni sera alle 20.30, la mattina in replica alle 8. Grazie, volevo ringraziare tutti quelli che ci seguono ormai dall'inizio della stagione. Siamo quasi alla fine, perché il 30 giugno, fine di questo mese, finiremo la seconda edizione di 8 in punto. Questa sera, intanto fatemi salutare anche la mia squadra, questa sera squadra inedita. C'è Cosimo Tabita che è alla camera, ciao Cosimo, buon lavoro, e c'è Sergio che in regia, e quindi fatemi salutare insomma queste persone che, come ho detto l'altra sera al Teatro Jolly, 8 in punto è possibile grazie a una squadra che continuamente si discuteva anche sul garantisce la messa in onda. Questa sera parliamo ancora una volta dei FLAC, un gruppo che sta avendo un grande successo anche col suo nuovo videoclip. Stasera anche noi di 8 in punto lo lanceremo. Sono un po' incavolato perché so che lo hanno già lanciato in un altro format dell'azienda, sono stati anche dalla Gizzi, vabbè, non voglio assolutamente di nulla, ma forse in quel caso avete lanciato il videoclip della Gizzi? Sì, l'avete fatto? Comunque stasera mi hanno portato il produttore non solo dei FLAC ma di tanta roba musicale, di quella Made in Sicily, Fabio Rizzo. Lo presenterei subito, ciao Fabio, un applauso glielo faccio, perché insomma fare il tuo lavoro oggi come oggi è molto molto difficile, vero? Sì, cioè le difficoltà di qualunque lavoro che, come dire, ti impegna. Ma se ne parlavamo, e ti faccio subito la domanda, il tuo incontro con i FLAC perché e quando è arrivato? Perché da qualche anno esiste la nostra etichetta, la 800A Records, che da un anno e mezzo si è dotata dei suoi studi per evitare di, come dire, di sperperare i pochi budget, perché c'è da dire che proveniamo comunque dalla scena e dal metodo indipendente. Da un po' di tempo a questa parte siamo riusciti a fare i nostri studi qua a Palermo, e quella è diventata un po' la nostra casa di produzione. E quella lì però è appunto è un posto aperto, diciamo, a tutte le realtà che... Ce ne sono molte altre qui, tra un po' insomma citeremo anche altri gruppi, ma cosa ti ha convinto a far andare avanti questa collaborazione con i FLAC che noi abbiamo conosciuto, e tra un po' poi li rivedremo perché li voglio... Basta. Il videoclip, insomma, riparliamo con questo gruppo che in queste settimane insomma sta avendo tante anche visualizzazioni... Il nuovo video, ma la collaborazione con loro perché? Cosa ti ha convinto dei FLAC? Sii critico e fai anche il produttore, quello insomma è un po' cattivello della situazione. Dimmi tutto. Allora, loro sono arrivati allo studio e hanno esplicitamente chiesto, come dire, che io mettessi mano in maniera abbastanza decisa, intensiva, artisticamente, diciamo, alle loro canzoni. Alcune di queste esistono già da tempo, diciamo che il risultato artistico evidentemente non rappresentava al 100% l'idea o le loro aspettative. Ne abbiamo parlato un po', abbiamo iniziato a sperimentare, proprio perché appunto il nostro luogo dove produciamo è un posto che è sul mercato, quindi offre non dei servizi al minuto quotidiani, ma un vero e proprio percorso di design, diciamo, artistico. Quindi se persone come loro, che hanno un pugno di canzoni, pensano che di voler cercare quel design, chiamiamolo così, e allora le cose possono iniziare a funzionare, ed è così che sembra sia andata. Prima di andare dritti dritti poi al singolo e quindi al videoclip che vedremo di Dogma, è giusto? Già il nome Dogma.
mistero, però insomma sti ragazzi hanno delle belle facce, altro che mistero, insomma c'è un bel gruppo anche da vedere, poi funziona tanto, sì, l'essere belli. Non sono proprio i miei gusti, però, ho capito, però senta, no, sono simpatici, ecco, sono molto simpatici, sì, sì. So che nella sua scuderia ci sono nomi importanti di questi nuovi talentuosi, mm-hmm. Ci sono insomma anche le formiche, se non sbaglio. Assolutamente sì. So, ti sì, stai sì, prendendo sì. delle soddisfazioni? Ci siamo, cioè ci siamo presi, come dire, dei rischi che sono quelli del fare una scelta professionale, la classica scelta che in un posto come Palermo, in Italia forse in generale, ti dicono ok, tu lavori nella musica, ma di lavoro che fai? Questa è una clamava anche nel nostro settore, la radio, anche la televisione regionale, alle volte insomma... Non ci classifica come, esatto, come lavoratori comunque del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo. Quindi, caro Fabio, come vedi il futuro delle etichette indipendenti? Perché faccio subito un excursus. Fino a qualche anno fa, raramente, anche noi che facciamo la radio, si parlava di etichette indipendenti. Ogni tanto c'era una sorta di artista che esce con etichette indipendenti. Oggi l'Italia, quando uno speaker annuncia magari dettagli magari maggiori della canzone, spuntano tutte queste etichette dipendenti. Cosa sta succedendo nel mercato discografico italiano? Allora, intanto c'è da dire che la vendita dei dischi ormai non esiste più di fatto, quindi queste piccole realtà, anche chi diciamo si distingue per, insomma, per metodo, per convinzione, per motivazioni, è perché investe in modo particolare in una delle sue caratteristiche. Ho visto etichette indipendenti della scena nazionale funzionare molto bene perché magari hanno una vocazione alla promozione, sanno fare bene l'ufficio stampa di se stessi, si agganciano a tantissimi network e allora si distinguono per quello. Noi ci stiamo distinguendo per questa elaborazione sonora, diciamo, per la parte di produzione artistica, tant'è vero che appunto sia le cose della nostra etichetta sia gli altri gruppi che vogliono lavorare con noi. Quindi appunto non è tanto vendere i dischi, che è una cosa che non, di fatto sulle non funziona più, comunque, ma distinguersi per una caratteristica importante è fare mercato con quella cosa. Un produttore bravo per far oltrepassare i confini dell'isola, della nostra Sicilia, a un gruppo che è nella propria scuderia, quali sono le caratteristiche di un produttore che quindi deve anche saper vendere, deve proporre al pubblico nazionale o comunque anche l'incontro con major produttori nazionali, quale deve essere la caratteristica di uno come te che sta lavorando uh-huh. proprio in questo senso? Nel 2013, secondo me, la caratteristica di una figura del genere è più o meno sapere come funziona in Italia, in ambito nazionale, però in termini di metodi, influenze, bypassare totalmente la scena nazionale e ispirarsi direttamente ai punti di riferimento in America, in Nord Europa, in Inghilterra, cioè non c'è quasi niente, diciamo, della scena veramente italiana nel prodotto confezionato che veramente mi interessi. La musica italiana in questo momento che stato di salute ha? Perché io ho Fabio che è appunto un buon produttore e segue un po' quello che è il movimento italiano. In questo momento secondo te come sta la musica italiana? Bah, parlando del prodotto mainstream, a mio avviso maluccio, nel senso la salute di quel mercato musicale è la salute dei talent show, per cui a chi piace quella cosa lì sicuramente è un momento particolarmente interessante, per cui escono nuovi format, nuovi personaggi figli di questi format, però secondo me, diciamo, parlando di veri e propri spessori artistici che poi rimangono nei decenni, ne vedo poco. Ed è per questo che comunque noi tendiamo ad ispirarci a fenomeni d'oltralpe e poi si vede se ha un senso. Allora, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, speriamo di non avervi annoiato, lo dico soprattutto al pubblico, alla zia, alla nonna, a casalinga, insomma a tutto quel pubblico che magari insomma preferisce argomenti più briosi. Questo è un argomento molto interessante perché noi parliamo di musica siciliana. Adesso vi faccio vedere il nuovo videoclip dei FLAC, il titolo Dogma è la canzone che appunto potete andare alla ricerca anche voi sulle piattaforme digitali, perché spendendo pochissimo, possiamo dirlo, spendendo veramente pochissimo, la scaricate legalmente e ve la sentite. Vi faccio vedere il videoclip, siamo pronti con la regia, vediamo il primo videoclip di stasera, quindi signori e signori, FLAC, 8 in punto con la nuova canzone dal titolo Dogma, la vediamo immediatamente, vai regia. Go!
con il Rasmus Faber, questa è la canzone nuova. Dopo Fabio Rizzo, il produttore che abbiamo conosciuto stasera o questa mattina, in base a quando ci state guardando, su Med 1 TRM 13, questa volta arrivano coloro che erano protagonisti prima nel videoclip, ovvero i Flack. Abbiamo Ross. Ciao Ross. Ciao Vincenzo. Guarda che quadretto, ma soprattutto abbiamo tutti i Flack. Fai il giusto, insomma, frontman della situazione. Conduci la telecamera che andrà a inquadrare i visi presentando i Flack. Sì, alla mia destra Dev, il chitarrista. Vediamo, aspetta, fammi il sorriso, perché poi questi ragazzi. Guarda, sembra uscito da. Vabbè, comunque. E poi lui che. Lui suona la chitarra. Lui suona la chitarra. Sì. Guarda il centrale. Sì, il centrale. Dio mio. Sì, il cavallo di battaglia dei Flack. Cavallo di battaglia. Sì, Bartolo Costanza alla batteria. C'è invece chi è andato a cavallo, a proposito di cavallo di battaglia, cioè, guardate che... Il nostro cowboy Francesco Biondo, il bassista. Qua. Inquadriamo anche... eccolo là. Ciao Francesco, ciao caro. Che occhi di ghiaccio che c'ha. Ma la convivenza tra di voi, com'è? Cioè, i Flack stanno bene insieme, sì, anche sì, dietro gli studi di registrazione, dietro le telecamere, cioè quando siete in privato? Litigate? Abbastanza, veramente? Però ci si diverte un sacco, poi alla fine quello che conta è il rapporto, appunto, interpersonale. Sì. Hai siamo molta amici. Paura in questo momento averli no. tutti e tre dietro. Io ma, noto che sì, sei timoroso perché hai paura che soprattutto il centrale, cavallo di battaglia, ti dia qualche piccola scossa. Esatto. No. Allora, intanto guardate, ma poi è bello soprattutto cavallo pazzo, ora basta, non esageriamo, e soprattutto Siculo, perché lui, insomma, è uno che ama anche il proprio dialetto, insomma, quindi sti ragazzi che insomma avete fatto un successo Dogma che sta piacendo al pubblico, vero Ross? Mi vuoi dire sì, qualcosa? Speriamo continui, sì. Aumenti, anzi, sì, su YouTube diciamo ha diverse visualizzazioni. I primi feedback come sono? No, positivi, molto positivi, poi abbiamo ricevuto diverse mail di congratulazioni, soprattutto per il lavoro svolto in studio con Fabio. Come lavorare con Fabio Rizzo, com'è? No, è un'esperienza importante. Che noi abbiamo parlato di produttore. Sì, no, si scherza tanto, però poi alla fine il suono rispetto a prima è cambiato tanto. Lavorare con Fabio ci ha fatto crescere tantissimo e penso cresceremo sempre di più. Ma lo auguro. Ma qual è la cosa che vi piace di più del vostro produttore? Visto che faccio queste domande? Perché dietro le quinte c'è ancora Fabio. La cosa che mi piace meno di più. No, quella che ti piace più è quella che ti piace meno. Visto di meno è ritardatario. È ritardatario. Sì. Ma sei arrivato prima di voi. È vero, mi ha smentito. Però il pulpito viene la predica. Appunto, ecco, giusto. Però il pregio è il fatto che ha sempre diciamo un'idea avanti, cioè abbiamo un'idea di un pezzo, quando glielo abbiamo fatto sentire, noi tutti entusiasti, e lui togli questa parte, ridimensiona la batteria, fai questo, in 5 minuti ci ha rivoluzionato il brano e poi noi capiamo che tira. Cioè, allora, visto che ormai voi siete stati alla Gizzi, è vero? Sì, la Cinzia, la preferiamo. Voi salutate, però insomma io avevo una piccola priorità per lanciare il videoclip. Lo so. Siccome questi ragazzi devono fare marchette a go-go, quindi sono andati alla mia collega che saluto, ciao Cinzia. E il futuro dei Dogma, quello prossimo dopo Dogma, prossimo... dopo Dogma voglio sapere cosa succede. A luglio uscirà un secondo singolo, non so la data precisa, poi ci dobbiamo mettere d'accordo con l'ufficio stampa. Labirinto. Perché l'hai detto sospirando? No. Perché all'interno del gruppo ci sono state discussioni, non tutti erano convinti nel far uscire questo singolo. Sì. Scusa, ma è normale questo. Che cosa volevate fare uscire voi? C'era qualche altro singolo? No, non si può svelare questo, perché no, questi sono però sono tutti e 10 i brani del disco che sono molto belli, e quindi comunque la scelta è sempre difficile. E voi avete mai cantato Unplugged proprio tipo a cappella? Ragazzi, io sono in un programma di fascia protetta. Se dico cantare a cappella significa che senza strumenti. Voi ci avete provato magari da qualche parte, ma con l'accompagnamento della chitarra, ma proprio a cappella. Solo chitarra. Peccato, perché volevo. Ma tu mi hai fregato l'altra volta. No, mi hai fatto cantare. Però mi piaceva fare un tipo Neri per caso Amarcord, però tipo Dogman Pla. Ragazzi, yeah. Come fa Dogma? Vai, come fa? Vicoli ciechi, sempre più bui, yeah. E autostrade deserte. Bravo, fate applauso. Perché io faccio sempre la botta, capito? Perché la gente deve andare a cercare Dogma, sì, lì, nella piattaforma. No, sul nostro sito, 4flack.net, 4 scritto a numero. E da